non ha potuto lavorare, anzi ha lavorato con pochi elementi e c'è stata anche la sosta di mezzo. Ma non è l'ultima volta, quando c'è stata la Juve, quindi è andata bene, speriamo che il discorso si ripeta, però è chiaro che è più semplice lavorare con l'organico al completo per preparare la partita, dando dei riferimenti più precisi. Da questo punto di vista il Palermo parte avvantaggiato non aver avuto lo stesso numero di nazionali? Non saprei, però ripeto, ormai noi è chiaro, fa bene lavorare insieme, però è già un po' di tempo che meno male certi meccanismi stanno cominciando a funzionare, anche se dobbiamo fare tanto ancora, quindi non so, anche perché il Palermo sta cambiando pure, a parte gli uomini a disposizione, però vedo che stanno cambiando spesso il sistema di gioco. Che tipo di partita si aspetta? Ma una partita difficile per tutte e due le squadre, perché Palermo è stato costruito per traguardi importanti e quindi sarà una partita, secondo me ci sarà molta aggressività, perché loro per predisposizione sono molto, c'è cioè, da aggredire sempre sui portatori di palla, sono molto bravi a ripartire, quindi l'Udinese deve cercare di attaccare con ordine, con equilibrio, senza lasciare spazi a ripartenza, quindi bisogna stare attenti alle coperture preventive, soprattutto quando siamo in possesso palla noi, perché sono molto bravi nella fase di rilancio. Quali sono i suoi libri di formazione? No, è logico che non ci dice, dico. Passiamo all'altra domanda. Volevo mettere la mia uscita troppo sincera. Ha tutto chiaro? Se non abbiamo tutto chiaro, cambiamo mestiere. È chiaro che c'è sempre, da parte delle battute, c'è sempre qualcosa da vedere fino alla fine, soprattutto quando bisogna fare conti con tutti questi ragazzi che rientrano, che il giovedì, che il venerdì, bisogna valutare bene le loro condizioni fisiche, mentali, per poi fare la formazione, anche per chi deve andare al banchino. Cambierebbe qualcosa nel vostro modo di affrontare il campionato se la partita di domani l'Udinese dovesse vincerla? Perché molti dicono che questo è un bivio per l'alta classifica, per entrambe le squadre, no? Sia Udinese che Palermo, appaiate, due squadre ambiziose. Cambia qualcosa? Sì. No, per noi no, per noi se vinciamo, come ci auguriamo, non cambia nulla, dobbiamo affrontare sempre le partite, come ha detto il Presidente, giornata in giornata, senza fare programmi, senza cercare di fare il meglio di partita in partita e soprattutto di migliorare gradualmente le prestazioni. In ogni partita bisogna eliminare errori, ecco, quindi questo è importante, nel segno di quella continuità di cui abbiamo parlato abbastanza le settimane scorse. Una difesa migliorata mi sembra molto, un po' perché il centrocampo funziona di più e anche con l'ingresso di Felipe, che è entrato subito bene. Sì, abbiamo lavorato molto bene, perché nonostante avesse avuto degli infortuni non si è quasi mai fermato totalmente. Il punto di vista organico ha avuto difficoltà ad affrontare le partite anche per 90 minuti, però la squadra sta trovando un buon equilibrio e quindi quando abbiamo cambiato sistema parte Genoa, credo che la squadra abbia subito poco gli avversari. Vista l'assenza di vincoli con un Palermo che si rinuncia una sola punta, complica un po' il piano di attacco. Noi non guardiamo a fare, cioè, la nostra formazione non dipende mai da quella dell'avversario. Chiaro che Mico è un grande giocatore, quindi per loro sicuramente è una perdita importante, però hanno altri giocatori di grande spessore tecnico. Tornando alla difesa, lei
quasi guadagnato un centrale in più, no? Perché Lukovic sembrava un esperimento fatto solo in Coppa Italia, Lukovic centrale, invece poi a Bergamo ha risposto bene, lei si trova con un'ampia scelta a questo punto, no? Mi si è comportato molto bene, ma anche durante la fase di ritiro lo provavo spesso da centrale anche per esigenze, perché eravamo con pochi difensori, ritiro soprattutto la prima parte, e lì ho cominciato a pensare qualcosina, però dico, nella difesa a tre il centrale di sinistra lo può fare bene, anche perché è molto forte fisicamente e soprattutto ha una buona tecnica che ci permette di sviluppare bene il gioco da dietro, a partire da dietro e creare superiorità numerica negli altri settori, perché quando lui si libera, ci liberiamo di un reparto della fase offensiva degli avversari, degli attaccanti, lui ha il piede da centrocampista, quindi sa sfruttare bene le giocate che magari prepariamo. A che punto sono della condizione gli ex infortunati, Sivok, Kudjanski e Obodo anche, mettiamoci dentro? Obodo è chiaramente più indietro di tutti, gli altri stanno cercando di migliorare, chiaro, quando si sta fermi o si sta dando tempo a giocare non possono essere al massimo, però è chiaro che qualcuno potrebbe essere utile in questo periodo. L'anno scorso era stata vigilia un po' più calda per lei, quelle delle partite con Palermo, cioè qualche, le ricorda qualcosa? Questa è una partita che non vorrei ricordare per quello che è successo, per me è stata una, soprattutto perché sono siciliano, vedere quello che è successo, certe immagini poi magari tutto il mondo fanno di tutta l'erba un fascio, ecco, per pochi, non so come definirle, poche persone, ci vanno di mezzo tutti, soprattutto quando muore una persona, la partita in se stessa non si può neanche commentare, ecco. È stata per me sicuramente la più brutta giornata da quando...